Sarà il violino di Francesco Dorazio ad allietare il primo spettacolo dal vivo con pubblico in sala del Teatro della Fortuna di Fano, che riapre lunedì 26 aprile alle 19. L'appuntamento, presentato dalla presidente della Fondazione Teatro della Fortuna Katia Amati e dal presidente dell'Orchestra Sinfonica Rossini Saul Salucci, si terrà per un pubblico di massimo 245 persone ad un costo simbolico di 5 euro ed è di fatto il primo appuntamento dopo le lunghe chiusure dovute dalla pandemia. Noi vi aspettiamo lunedì perché vuole essere questo proprio momento importante di ripartenza, ma soprattutto vogliamo credere che sia una ripartenza vera fino alla possibilità di programmare. Ci saranno degli eventi comunque dal mese di giugno, sia nel mese di maggio sempre dentro il teatro, da poi da giugno in poi speriamo di poter andare all'aperto, così possiamo avere anche più pubblico, perché sapete che le capienze dei teatri sono al 50% e da noi, per quanto bello il teatro, però è piccolo, è piccino, e possiamo far entrare 245 persone con tutte le misure di sicurezza sanitaria che dobbiamo poi adottare. E la riapertura poi a settembre-ottobre dei teatri in presenza, come con la speranza onestamente che qualche numero in più ci venga accordato, anche perché i teatri sono sicuri, l'abbiamo ripetuto tante volte e lo dimostreremo con tutta la difficoltà, sia dal punto di vista sanitario del rispetto delle regole, ma anche economico, perché immaginate cosa significa, però la programmazione è pronta proprio fino al mese di dicembre e anche oltre per quanto riguarda la prosa. Una bellissima notizia oggi questa riapertura, che cosa appunto andremo a vedere per chi potrà venire? Allora, siamo davvero molto contenti del programma che siamo riusciti ad allestire, perché in pochissimi giorni abbiamo trovato un artista di fama internazionale. Si tratta di Francesco Dorazio, violino solista, che ha vinto innumerevoli premi, tra cui il prestigiosissimo premio Abbiati, succedendo come primo italiano dopo a Salvatore Accardo. È un artista incredibile che già conosciamo, che però ha accettato l'invito proprio perché anche lui ha compreso la voglia di ripartire, questa voglia di fare la musica dal vivo nei nostri luoghi con i nostri spettatori, e quindi assieme a lui diciamo che ci sarà la nostra orchestra, i nostri professori, che finalmente potranno di nuovo esibirsi con gli spettatori che, ripetiamo, sono parte integrante dei nostri spettacoli in presenza.